Raga, rapidamente prima di iniziare questo video vi volevo dire che domani esce il progetto su cui sto lavorando dagli ultimi 2 anni, che è la mia guida scientifica 2.0. Appunto 2 anni fa avevo scritto la guida scientifica 1.0, che era entrata nelle case di un sacco di persone e abbiamo ricevuto un sacco di testimonianze e di feedback positivo. Ci ho messo 2 anni per decidere di riscriverla ed è praticamente il manuale che avrei voluto che qualcuno mi desse all'inizio del mio percorso in palestra. C'è tutta una porzione teorica, ho incluso anche il framework pratico che ti porterà letteralmente attraverso la creazione dei tuoi programmi di allenamento da zero. Quindi non avrai più bisogno di un personal trainer o di un nutrizionista se acquisti la guida, perché c'è praticamente tutto quello che ti serve al suo interno, passo per passo. Ho deciso di darlo gratuitamente a chi ha acquistato la guida scientifica 1.0. Se invece non hai ancora acquistato e sei interessato, da domani a domenica sarà in sconto, mega sconto, che non tornerà mai più. Vai a vederti tutte le testimonianze e le recensioni e potrebbe essere il momento migliore per acquistarlo. Secondo me è la cosa migliore che c'è sul mercato attualmente, soprattutto a quel prezzo, e io sono super fiero del lavoro e sono sicuro che ti piacerà. Questa è la notizia di oggi, iniziamo questo video. Allora, buongiorno ragazzi, vi faccio vedere un attimino lo stato dell'ufficio stamattina. C'è Sammy lì in fondo che sta facendo i pacchi. Hello! Ci sta un sole che spacca le pietre e devo dire non era così da qualche giorno. E in più stamattina sarei dovuto andarmi a tagliare i capelli dal parrucchiere, ma purtroppo pure lui si è beccato, quindi i capelli continuano a diventare lunghi. Invece il Sammy si è fatto un bel fade. Sammy, faccio vedere il fade. Oh, guardate qua. Sei una persona nuova, eh? Tanto per rimorchiare. Comunque raga, stiamo rivedendo un pochino i pacchi e i vari ordini. Io sto indossando un paio di campioni di Kaizen, che però non vi spoilero perché vogliamo prima sistemare tutto. Piano per oggi, andiamo in palestra, poi niente, tutto il resto è un pochino lavoricchiare. Devo fare un po' di check-in per il coaching, voglio diciamo sistemare il sito per la guida e niente, questo è più o meno il piano di oggi. Sammy ce l'hai fatta a trovare la L, quindi sì, puoi concludere il pacco. Madonna. Se vi arriva spiegazzato è Sammy, No, tu. Un po' spiegazzato, però va bene, perché l'importante è non spiegazzarlo qua. Sono 2:30, io ho fatto un pochino di lavoro del coaching là, vi volevo far vedere cosa mi stavo facendo. Un pochino di ananas come snack, ormai devo dire che è uno dei frutti preferiti, ma solo perché qua a Lussemburgo tutti gli altri frutti. Poi mi sto bevendo una Monster White, va con la caffeina, mortacci mia. E poi mi faccio anche uno shake con le mie Clearway. Stiamo per andare in palestra, se mi sta volando il drone là fuori. Io sono carico e non vedo l'ora di spaccare. Oh, damn it! Comunque il sole era tutta una finta, fa un freddo! Siamo arrivati, comunque da voi, regà, com'è per andare in palestra? Serve avere il vaccino? Qua abbiamo bisogno di aver avuto 3 dosi, oppure le 2 dosi e uno si deve fare il test negativo all'entrata della palestra. Mazza bro, così vuota mi sa che non l'abbiamo mai vista, eh? Questa è da record. Wow. Io l'ho detto la prima volta che ero io. Wow. Ok raga, allora ho appena fatto il mio top set con 55 kg al lato, penso di aver fatto 6 o 7 rep. È un PR, sto continuando a progredire. Ho fatto il mio top set con il carico elevato, per non affaticarmi ulteriormente io riduco, faccio una sorta di back offset, quindi i miei prossimi 3 serie lo faccio diminuendo il carico, arrivando sempre comunque al cedimento. Ok raga, allora, primo esercizio è andato, ho fatto 4 serie se non sbaglio. Oggi abbiamo da colpire 10 serie di petto e 10 di schiena, quindi abbiamo fatto le prime 4 di petto e sto alternando un esercizio petto e un esercizio schiena. Primo esercizio è questo lat bias pull down per il gran dorsale. Praticamente vogliamo che questo sia più o meno il punto di tensione, vogliamo allineare praticamente la tensione del cavo con l'avambraccio e con le fibre iliache, ok, del gran dorsale, che sono le fibre più basse del gran dorsale.
secondo esercizio, regà, facciamo questo macchina col chest supported row, e mentre prima abbiamo fatto gran dorsale, adesso andiamo indietro per i gomiti e colpiamo tutta la schiena. Come finisce? Ho bisogno di fare queste push-up, io chiamo deficit, perché metto le mani sul ripiano e ci permette quindi di scendere col busto sotto le mani, no? Vedete? E quindi allungare il massimo il pettorale e prendere un pochino di quella stretch mediated hypertrophy. Ho chiesto a Sammy se mi aggiungeva il peso, perché se no ne faccio troppe, sono troppo stanco. Abbiamo appena finito la seduta, è andata bene. Oggi ho fatto solo petto e schiena perché ero un po' stanco. 10 serie a testa e lo faccio 2 volte a settimana minimo, a volte anche 3. Quindi sto tra i 20 e le 30 serie di volume, che in passato avrei detto che sono un sacco, ma per me in questo momento io sto notando crescita muscolare, si vede che dovevo semplicemente spingere più in alto col volume. E questa è la cosa bella, che ci sarà anche dentro la guida scientifica, c'è un calcolatore di volume di partenza, c'è una ondulazione di volume, e penso veramente che se lo mettete in atto avrete migliori gains che avete mai avuto in palestra, perché io lo sto testando su di me e sta funzionando, e ho praticamente messo tutta questa cosa nella guida. Mi piace, devo dire, questo addosso, perché è proprio luce molto più naturale secondo me, e questo è com'è il mio physical pump naturale, e a me mi piace pure di più che con le luci tutte sparate. Ed eccoci quindi con il post workout super rapido, il riso che avevamo fatto preparato tipo 2-3 video fa, poi scatoletta di tonno sgocciolata di buona qualità, se lo trovate in vetro e potete comprarlo ancora meglio, altrimenti scatoletta normale di tonno. Ci ho aggiunto anche sopra un po' di parmigiano, un po' di olio e un pochino di sale. Questo è il post workout dei campioni. Il riso proprio l'ho rivalutato, lo sto mangiando quasi sempre, soprattutto per la digeribilità, non perché sia speciale in sé, anzi pane e tortiglia, qualsiasi cosa, vanno benissimo comunque, ma il riso io lo trovo veramente veramente digeribile, quindi vado in preferenza con il riso. C'ho una fame assurda, mangio e ci recuperiamo più tardi. Allora raga, sono back in the studio, piccolo check del tricipite, siamo arrivati a fine video e io volevo parlare di genetica. Mi è venuto in mente per due motivi principali. Uno, perché ho postato ieri su Instagram una foto del mio fisico e mi è proprio piaciuta, era praticamente sotto luce naturale e quindi secondo me dava una rappresentazione del mio fisico come appunto 100% naturale, e mi è molto piaciuto perché ho finalmente visto il petto un pochino più pieno. E poi ho anche pensato che effettivamente sono passati quasi 8 anni da quando ho iniziato ad allenarmi, e mi ricordo però che un ragazzo sotto uno dei miei video, quando avevo iniziato a postare tipo 4 anni fa, quindi un sacco di tempo fa, mi aveva detto: tu lo vedo già adesso, dovresti smettere perché si vede che ci metti un sacco di impegno ma non hai la genetica, e dovresti abbandonare perché ti sforzerai un sacco per pochi risultati, no? E ho ricevuto un DM di un ragazzo tipo 2 giorni fa che mi diceva invece: si vede che non hai un'ottima genetica,
ma ci hai messo dentro veramente cuore, passione e costanza, perché si vede che stai costruendo il tuo fisico e ci stai mettendo veramente un sacco di tempo, un sacco di anni. E infatti, se ci pensiamo, sono tantissimi anni, raga. 8 anni, ok, 2-3 buttati via, poi altri 3-4 che provavo a ottimizzare tutto, ma questo penso lo dirò ogni anno. Sono comunque anni che dedico a comunque imparare di più, a migliorare le mie conoscenze, ad applicare in pratica. Se contiamo le ore che ho trascorso in palestra, sono tantissime ore, e sinceramente per i risultati io sono felice, ma per alcuni questo non è niente. C'è chi magari riesce a raggiungere questi risultati in magari un anno di allenamento, 2 anni di allenamento. E quindi mi è venuta voglia di parlare di genetica, perché sì, ognuno di noi ha una genetica diversa. Quanto conta? Secondo me conta tantissimo. E avevo fatto un piccolo schema: se noi prendiamo ad esempio il doping, il duro lavoro e la genetica, che cos'è che conta di più? E vi spingo a lasciare qua sotto la vostra risposta. Cosa conta di più? Doping, genetica o duro lavoro? E io l'avevo un pochino approcciato come un ingegnere, che alla fine sono ingegnere, molti di voi capiranno il concetto degli asintoti o dei limiti, e se noi prendiamo i limiti di tutte queste cose, quindi o vediamo pura genetica perfetta, etica lavoro di terribile e niente doping, oppure tutto il doping ma niente genetica e niente etica di lavoro, oppure un sacco di etica di lavoro ma niente genetica, niente doping, cos'è? Quale di questi fattori è più importante? Io, guardando i limiti per me e nelle mie cose, io penso che la genetica sia la cosa più importante, perché decide come rispondi, quanto rapidamente ottieni i risultati. E per me è la genetica, perché è quella cosa, letteralmente una persona natural, con un'ottima genetica, può avere molti più risultati di una persona che non ha una buona genetica e persino si dopa. E quello è la cosa assurda. Ma andando e riandando, qual era il mio punto con questo discorso? Che la genetica conta tantissimo, secondo me, ma non è nel nostro controllo, ahimè. Dobbiamo solamente pensare a noi stessi, perché iniziamo a buttarci giù quando ci paragoniamo a altre persone, vediamo quanto rapidamente stanno progredendo, vediamo che fisico hanno. E anche a me ovviamente mi piacerebbe un sacco avere un tipo di fisico, aver raggiunto un tot di livelli, ma io so che ogni anno sto migliorando me stesso, che sto progredendo lentamente ma sto progredendo, e soprattutto che ogni anno mi sembra di imparare di più e conoscere di più, proprio perché magari i risultati mi vengono più lentamente rispetto a magari a qualche altra persona. E anzi, penso che sia proprio per quello che io ho deciso di investire così tanti anni, perché o abbandonavo dopo i primi 3 anni che non avevo veramente ottenuto niente, oppure ci sbattevo la testa e provavo a continuare a cimentarmi, a migliorare le conoscenze, ed è così che alla fine ho scoperto il metodo scientifico, l'approccio scientifico, e ora studio direttamente dai ricercatori. E degli ultimi 2 anni, secondo me, è quando ho fatto veramente degli ottimi gains, o comunque sono felice finalmente che vedo il mio fisico e dico vabbè, ci sta. E niente, ti apprezzo un sacco. Se vorrai fare l'acquisto della guida scientifica, ti ringrazio di cuore, ti ricordo che è da domani a domenica, scontatissima. E sarò sincero, il modo che noi riusciamo ad andare avanti è come riusciamo appunto a fare i video, come riusciamo a prenderci lo studio, come riusciamo a fare i lanci di Kaizen. Noi proviamo a reinvestire tutto, regà. Questo sono io in totale sincerità, ti apprezzo un casino se sei arrivato fin qua. Clip lunghissima, scusate regà, siamo tornati ai vecchi livelli, vi apprezzo un sacco, grazie di tutto il supporto, come sempre, keep improving, ci vediamo fra un paio di giorni alterni, 3 volte a settimana. Ciao regà.